E poi chi si loda si imbroda. Tu vorresti imbrodarti meno e cercare di mantenere sempre alta la tensione, vero? Io recupero poco, nel senso che vado a lavorare facendo degli allenamenti dove si può andare a prendere quello che deve essere il modo di stare in campo, e di conseguenza guardo quelle che sono le qualità che i calciatori ti mettono a disposizione, per cui poi tu fai qualche prova, ti viene concessa perché hai questo ruolo qui. L'anno scorso, quando l'ho fatto già sulla tre quarti, mezzala, Brozovic era bravo ugualmente, però poi aveva meno qualità. Quando poi l'ho tirato indietro ha fatto vedere che gestiva più palloni, anche se portava troppo palla. Ora invece si sta riconoscendo in quello, si sta calando benissimo in quello che è questo ruolo qui. Lui era convinto che spostare la palla banalmente fosse un difetto, fosse una perdita di tempo. Invece spostare la palla banalmente vuol dire andare a assumere una tattica diversa agli avversari. No, è sempre questo discorso di con quale precisione giochi la palla. Cioè, se gli altri si ritirano sulla metà campo, hanno cominciato loro oggi, non venendola a prendere, facendo squadra sotto la metà campo, a metà campo ci arrivi facilmente e giochi nella loro metà campo. Ma se gli altri decidono di venirtela a prendere, di venire a forzare, facendo queste scalate in avanti, tu per andargli dietro la linea difensiva devi giocare dentro la pressione degli avversari, perché vengono a prenderla e vengono con forza. E lì ci vuole personalità di fare le cose con qualità e fare le scelte senza il timore di, se ora mi salta addosso probabilmente la perdo. Noi ogni volta gli siamo saltati addosso a quelli del Barça, ci hanno messo in mezzo e poi si sono liberati degli spazi che sono corse di 100 metri proprio per andarli a rioccupare, perché poi la palla la riprende al limite dell'area. Quando sbagli la pressione e loro trovano la via di mezzo dove riescono a fare uno scambio in velocità, poi ti si libera le praterie dietro le spalle e se ti va bene la riconquisti poi al limite dell'area. E allora in quella partita lì, in quel tempo lì, in quell'atteggiamento lì, avevamo avuto poca personalità. La mia squadra è una squadra che l'ha personalità, perché l'ha fatto vedere, e è una delle qualità che siamo andati a acchiappare con il lavoro da quando sono qui, ecco. È chiaro che quando si vince sempre due partite poi ci rievocate sempre, anche l'altra settimana, tutta la settimana, Mourinho e l'Inter del triplete, ogni volta si gioca bene, ci rimandate queste raccomandate che noi non apriamo e ve le rispediamo, perché poi, no, è così, anche l'altra settimana è sempre, perché se vinto contro la Lazio sembra l'Inter di... Quell'Inter lì, quei mostri sacri lì, sono troppo distanti. Quello che hanno fatto l'M2, Moratti e Mourinho, è troppo distanti per noi. Sono lassù, inarrivabili in questo momento. Poi è chiaro che Zhang, se gli viene dato il tempo e se ha la possibilità di lavorare con quelle che sono le sue idee, state tranquilli che costruirà, vuole arrivare a fare... Però nell'immediato quel confronto lì e quel paragone lì è un paragone che non regge, per cui sono troppo distanti da noi proprio per quella che è la pesantezza della storia che hanno costruito loro per l'Inter. E noi non siamo ancora a quel livello lì e c'è una distanza enorme, siamo in crescita, ve ne siete accorti anche voi, tutti. Buonasera, mister. Chiaramente, considerando che la partita col Barcellona può essere decisiva per la Champions, le chiedo come ribaltare quel dato impressionante, che ovviamente è una caratteristica da 30 anni del Barcellona, di possesso palla strepitoso con quasi il numero doppio di passaggi rispetto ai suoi avversari. Possono essere i difensori, questo accadde, vabbè, era un'altra Inter, come ha detto lei, gli esterni, quelli che una volta erano i fluidificanti, a dare una mano in più in fase di spinte, magari costringere gli altri a... È impossibile andare a togliere questa qualità a loro,
noi si fanno dei discorsi nel prepararla, nel motivarla, dove anche noi siamo come loro, anzi in certi momenti siamo meglio, è impossibile. Impossibile perché loro sono anni che ragionano in quella maniera lì, loro sono anni che costruiscono e che vanno a comprare calciatori che hanno quella qualità lì. È il possesso nello stretto che un giocatore, un calciatore del Barça lo metti in una squadra che fa le fiammate, ribalta l'azione e si trova in difficoltà. Loro da tutte le parti fanno questa superiorità che dicevo prima, escono da lì e vanno a fare. E poi quando si libera gli spazi hanno anche giocatori che verticalizzano veloce e che vanno a ribaltare l'azione. Però è quel palleggio lì, è quell'avere confidenza con questo attrezzo che hanno la cosa. Penso si possa raccontare perché poi non c'è niente di male. Noi siamo arrivati al riscaldamento, noi si fa il riscaldamento mezz'ora prima. Loro, mezz'ora prima, usciti 10 minuti prima della partita, sono usciti. Al campo 9 loro sono usciti 10 minuti prima della partita, sicché siamo andati a chiedere, ma c'hanno la palestra dentro, che hanno fatto riscaldamento in palestra o questa prevenzione in palestra? No, dice, loro fanno sempre così. Oggi pomeriggio sono andati a prendere figli a scuola, arrivano in macchina a giocare a calcio, il pomeriggio due o tre calciatori hanno raccontato che i miei calciatori sono andati a prendere figli a scuola, hanno preso la macchina e sono venuti a giocare la partita. Cioè, è proprio una questione di concetto, se lo fai fare ai nostri si perde 18-0, no, te lo dico io, funziona così, perché noi siamo ormai impostati in quest'altra maniera, che è una difficoltà, per loro è il riscaldamento è fare possesso sulla linea difensiva, farla circolare dalla linea difensiva, dal terzino destro al terzino sinistro, con quella, a volte sembra banalità, che invece poi è che ti fanno fare metri, ti fanno correre, come tenti di portare più giocatori perché sei in pochi e perché non la prendi, allora pum, ti fanno la fiammata e te li ritrovi poi dentro l'area di rigore e non sai come fare. Però in questo fare possesso palla, in questo spostare la palla, nessuno come loro. Il Barça è il Barça, c'è poco da fare. E hanno continuato per anni a portare avanti questa teoria, questa scuola, questo concetto di fare calcio, che è giusto quando dite di Rafinha che era un bel calciatore, è quel palleggio lì, è quel giocatore lì, e lì si esalta al massimo, perché sono tutti fatti allo stesso modo, vogliono palla sui piedi e te la ridanno sempre pulita al massimo, ecco. L'ultima, Tele Lombardia. Luciano, cioè, volevo andare un pochino al di là a proposito delle tante del Barcellona, delle tante cose che ci accorgiamo, delle poche cose di cui ci accorgiamo. A me, se un mese fa mi avessero detto, ma non i gol, la prestazione che ho visto oggi di Gagliardini e João Mario, sinceramente non ci avrei creduto. Ora, vedendoli tutti i giorni, c'è ancora qualcosa, qualche margine di crescita, ad esempio gli anticorpi per i momenti magari brutti che verranno, questa squadra ormai li ha definitivamente sviluppati? Secondo me non è João Mario o Gagliardini, è che poi, se si interpreta così, chiunque diventa più facile in un collettivo entrarci dentro, perché se metti qualcuno bravo in una situazione che non va bene, dici è quello che poi ti risolve la causa, stai tranquillo che lui prende la forma degli altri, perché è impossibile. Se invece la squadra poi riesce a gestire in questa maniera e ha questa convinzione di poter riconoscere dove vuole andare, come ha fatto oggi, come ha fatto nelle ultime partite, chiunque tu ci butti dentro poi prende quella forma lì, capito? E poi ci vuole quella serietà di cui si diceva prima, di allenarsi in un certo modo, perché bisogna allenarsi. E poi che cosa avevi detto? No, niente.